oggi si annuncia un'altra bella giornatina. Sappino, vedo Maria Grazia Gerina e mi sembra sia in compagnia di Rosato. Prego, Maria Grazia. Sì, infatti, sono con Ettore Rosato di Buon Italia Viva pomeriggio. e appena finito una riunione appunto sul tema della prescrizione non hanno aspettato neanche 48 ore dal voto e hanno cominciato a cannoneggiare il governo e in particolare la riforma Bonafede sulla prescrizione. Avete annunciato un voto insieme a Forza Italia, lei ce lo conferma? Ma guardi, noi non cannoneggiamo nessuno, primo. Poi sulla prescrizione noi abbiamo votato contro la riforma Bonafede-Salvini quando eravamo ancora all'opposizione. Non abbiamo mai cambiato idea, sono altri che hanno cambiato idea. Il primo che ha cambiato idea è Salvini, che adesso grida contro lo scandalo della prescrizione che lui ha voluto e votato. Noi cerchiamo semplicemente di continuare questa battaglia che non è solo nostra, ma una battaglia molto civica che mette insieme avvocati e magistrati, giuristi e cultori della materia, oltre che tanti cittadini che spiegano che i processi infiniti non fanno bene alla salute del Quindi che paese. E succede quindi usiamo oggi, gli Gerina? Mi strumenti aiutate che a ha a capire? disposizione. Ma intanto andiamo in aula. Io penso che C'è oggi. una proposta di legge di Forza Italia. Quella Voi la costa, no? votate, non la votate, si vota, si rinvia come vuole il PD? Ma intanto andiamo in aula. Noi abbiamo detto che siamo fermi sul contenuto di questa proposta di legge. Stiamo cercando di ottenere un risultato, che è quello non solo di votare in un ramo del Parlamento un testo, ma anche quello di approvare una norma che consenta di cancellare questa norma della prescrizione o quantomeno di disarticolarla fino a quando non si approverà la riforma del processo penale. Useremo gli strumenti che abbiamo a disposizione. Un po' di tempo e vedrete cosa faremo. E cioè vi No, ci smarcate dia dalla la notizia, maggioranza su Rosato, non questo faccia comunque? così, No, cioè ma noi non com'è? siamo. No, ma noi non siamo smarcati dalla maggioranza, figuriamoci. Abbiamo detto con chiarezza che noi siamo contro la riforma Bonafede Salvini sulla prescrizione. Più di essere decisi e netti così, Ma non oggi, mi sembra che Rosato, ci si sia torna niente in da nascondere. commissione, cioè Abbiamo si detto prende che noi. tempo, Sì. votate la legge Costa. Questa notizia me la deve dare, io lo so che lei mi vuole bene, mi Guardi, dia la notizia. oggi. No, io le voglio molto bene e voglio dirle che noi siamo disponibili a prendere tempo solo se questo tempo ottiene il risultato. Adesso le cose sono anche nelle mani del governo, del ministro Bonafede, per capire se serve tempo per ottenere un risultato, noi siamo disponibili a prendere tempo. Se il tempo serve semplicemente per rinviare, allora non Quando lo siamo capite disponibili. questo, Ecco, Bonafede era entro in aula quanto qui questa tempo? mattina, ha Scusami, Geri, sentito? entro quanto tempo lo capite Sì, questo? certo. Lo capiamo entro il pomeriggio, perché tanto è all'ordine del giorno di oggi, quindi entro il pomeriggio lo capiamo. E allora Volevo noi vi capire se seguiamo. avete colto Scusami, qualche Maria apertura Grazia, oggi. però devo Bonafede tornare era in studio. qui. Sì, Allora, certo, grazie a Rosato, assolutamente, poi certo, tanto la grazie. riacchiappiamo, Rosato. Grazie a voi. Ceraza, quindi...